Va bene, colleghiamoci subito con Noemo Maradona. Vediamo. Oh, un bel applauso. Come stai, Noemo? Scusa, Noemo, sono... Tutto bene, Jerry. Tutto bene. Tu come stai? Bene, abbastanza bene. Cosa... hai visto la partita di Siena? No, non l'ho vista, Jerry. A proposito, che ha fatto il Napoli? E come che ha fatto il Napoli? Scusa, tu sei il nostro inviato per il Napoli, scusa. Si deve occupare di Napoli. Lo chiedi a me cosa ha fatto il Napoli? Vabbè, comunque, che ha fatto? No, per sapere, importante. Ha pareggiato. Il Napoli ha pareggiato. E perché non... Vabbè, va bene lo stesso, Gene. Scusa se non l'ho seguita, ma sono a Sanremo. Ah, sì? L'ho intuito dallo sfondo che eri a Sanremo. Ah. Cosa sei andata a fare a Sanremo, scusa? Gene, cosa ci sono andata a fare a Sanremo? A pescare? Ci sono andato per il festival a Sanremo. Sì, ma tu occuparti di calcio? Mai, eh? Scusa. Gene, te lo ripeto, io sono un opinionista completo, devo occuparmi di tutto. Non posso sempre fossilizzarmi sul calcio, devo diversificare. Lo dice anche il mio agente, Pasquale Bracconiere. Ma chi è Pasquale Bracconiere? Che agente hai, scusa? C'è sto vizio di sparare... C'ha sto vizio di sparare gabbiani, però fondamentalmente è bravo. Comunque, allora, senti, mi puoi parlare di Sanremo? Ti sembro Vincenzo Mollica, io, scusa, eh? E meno male, aggiungo. Ti devo dire le canzoni. Sì. Allora, Toto Cotugno 3 per la canzone e 9 perché ha smesso di tingersi i capelli. Quindi, media voto 6. Va bene, vai avanti, dai. Ok. Dai, finiamo. Allora, Arisa 6 per la canzone. E 2 perché di faccia sembra Vittorio Feltri, quindi media voto 4. E poi? Dai, chiudiamo questo collegamento. E poi Povia 4, Valerio Scano 2. E a quel punto sarebbe stato meglio anche Marco Carta, e ho detto tutto. E per finire, Pupo e il principe Emanuele Filiberto, NC. Addirittura non classificati. No, NC non sta per non classificati. NC sta per una chiavica, Gene. Il principe non... Allora... Il principe non si poteva sentire. Il principe non si poteva sentire, Gene. Io sono dell'idea che tutti devono fare ciò che sanno fare. Ah sì, e tu cosa sai fare, scusa? Gene, niente, non sa fare niente. Sapesse fare qualcosa, magari. La pubblicità però la fa lui, no? La pubblicità dei cetrioli. Sa fare la pubblicità dei cetrioli. Facesse la pubblicità dei cetrioli, vi prego, fa più bella figura, veramente. Va bene, io ti saluto perché sei sempre stato nel te. Posso dire, sei il più grande di tutti, scusa. Tu e Pier Mario siete i numeri uno, sì, veramente. Un bel applauso. Allora.